L'Ufficio per la Pace a Gerusalemme del Comune di Roma è un'iniziativa del sindaco di Roma Walter Veltroni che viene lanciata nell'aprile del 2002. Sono quindi 5 anni che questo ufficio è in funzione. Una precisazione è opportuna dirla perché già il titolo, il nome, ne tradisce la vera essenza. In questi 5 anni abbiamo dovuto più volte smentire, nel senso buono del termine, non c'era nessuna conseguenza grave, diciamo, che l'ufficio non è un ufficio vero e proprio, non ha una sede, se si va a Gerusalemme e lo si cerca non lo si troverà mai, ma è un ufficio inteso nel senso latino del termine, officium, cioè un compito, una missione, qualcosa che bisogna adempiere, e ciò che bisogna adempiere è il supporto al processo di pace negoziale tra israeliani e palestinesi. L'ufficio, non avendo una sede fissa, non ha personale a Gerusalemme, questo gli consente, diciamo, di risparmiare molto sui costi di gestione, non avendo alcun costo di gestione, e di dedicare quelle poche risorse, non sono tante, sono alcune migliaia di euro l'anno che il Comune di Roma mette a disposizione per sostenere, sono piccoli semini, per sostenere le azioni di dialogo volute, promosse, decise da Israele. È opportuno che si sappia che nonostante tutto, nonostante la grave situazione di crisi che ormai attanaglia la regione e in particolare interessa gli israeliani e i palestinesi, tra di loro continuano a essere tanti quelli impegnati sul fronte del dialogo per la pace. Ancora una cosa importante dire nella, diciamo, nascita di questo ufficio, il sindaco Veltroni allora coinvolse pienamente nella sua promozione, nella promozione dell'ufficio, le associazioni di amicizia Italia-Israele, Italia-Palestina. I campi dei quali abbiamo ritenuto utile e opportuno occuparci proprio perché più rispondenti alle caratteristiche del Comune di Roma e allo stesso tempo perché non erano, diciamo, sostenute da altre iniziative analoghe a quelle dell'Ufficio per la Pace sono la cultura, i giovani, cioè attività che abbiano a che fare con la cultura o che interessino le giovani generazioni e ovviamente, essendo un'iniziativa promossa da un ente locale, un comune, il supporto ai processi di democrazia locale. La prima iniziativa che abbiamo sostenuto è stata una mostra, Occhi di Gerusalemme, una mostra fotografica realizzata da 3 fotografi israeliani, 3 fotografi palestinesi, si chiama Occhi di Gerusalemme non tanto perché le fotografie, le immagini riguardino Gerusalemme, ma perché sia i 3 fotografi israeliani che quelli palestinesi erano fotografi di Gerusalemme. Quindi gli occhi dei fotografi erano occhi di Gerusalemme, ma guardavano tutta la realtà delle che interessava la vita quotidiana nelle comunità israeliane e palestinesi, cercando di rappresentare questa vita quotidiana, se possibile, oltre il conflitto, e ovviamente agendo però in una zona di conflitto, ogni tanto questa mostra e le immagini che la compongono non riescono a sfuggire alle immagini stesse del conflitto. Giovani, la storia dell'altro. La storia dell'altro è un volumetto di storia, per l'appunto potremmo dire comparata, ovvero è un progetto che nasce dall'iniziativa di professori universitari israeliani e palestinesi che per la prima volta si pongono il problema di offrire ai giovani una rappresentazione dei principali eventi storici israeliani e palestinesi raccontati parallelamente. Questo volumetto ci consente di leggere il 1948 dal punto di vista israeliano e dal punto di vista palestinese, che sono 2 punti di vista, come spesso accade nella storia, diversi, completamente diversi. E offre ai palestinesi la possibilità di conoscere il punto di vista israeliano e agli israeliani di conoscere il punto di vista palestinese, cose che normalmente i libri di testo scolastici israeliani e palestinesi non fanno. Mi piace anche ricordare la realizzazione del primo cartone animato per la pace,
ideato da studenti israeliani e studenti palestinesi attraverso un laboratorio che è stato animato dal nostro partner, scusate il bisticcio, i Castelli Animati, che sono il più importante festival di animazione italiano, che ha consentito appunto la realizzazione di Pace of Peace, l'acronimo è POP, la storia di un supercammello che porta in giro su Israele e i territori dell'autorità nazionale palestinese due giovani, appunto un israeliano e un palestinese, che attraversano l'area di conflitto e che questo cammello, un supereroe, riesce a trasformare invece in situazioni di pace. Ready or not, now is the time. We've lots to do, so let's get started. Clear the air. Things are not always what they seem. Both of us want... Un'opera la cui rilevanza va al di là dei suoi contenuti artistici, anche se ha ricevuto numerosi riconoscimenti in sede di festival internazionali, ma perché dimostra che si possono utilizzare molti linguaggi per comunicare la pace e l'istanza del dialogo, e conferma quello che molti sanno, ma che è bene che tutti invece condividano, che in particolare le giovani generazioni israeliane e palestinesi sono, diciamo, fortemente motivate, fortemente spinte da un afflato di dialogo e di pace, pronti ad accogliere e riconoscere l'altro e a lavorarci insieme e anche divertirsi e ideare diciamo, piccoli capolavori come questi. La caratteristica delle attività dell'Ufficio per la Pace è che prevedono sempre attività a Roma. È un'iniziativa promossa dal Comune di Roma, che utilizza, seppur pochissimi, come dicevo prima, però fondi dell'amministrazione comunale e quindi dei suoi cittadini contribuenti, e quindi compito dell'Ufficio per la Pace informare chi sostiene le sue attività, e cioè le cittadine e i cittadini romani, di che cosa viene fatto. Ed è per questo che noi siamo sempre accompagnati, le iniziative che noi sosteniamo sono sempre accompagnate da un partner romano, come è il caso del programma Note di Pace, che l'ufficio sostiene sin dall'inizio, che è animato dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia e che sostiene conservatori e scuole di musica israeliana e palestinese. Ma io credo che sia opportuno fermarmi a questo punto, perché Francesco Galtieri, che anima questo progetto sin dall'inizio della Scuola Popolare di Musica di Donna Olimpia, possa meglio di me raccontarvi di che cosa si tratta.